Sin dai primi anni della sua attività artistica, Giuseppe Gabellone aveva immaginato che le sue sculture potessero, anzi dovessero essere lette da un punto di vista preciso e che questo punto di vista dovesse essere determinato da lui stesso attraverso la scelta di uno scatto fotografico, per cui le sue grandi sculture non potevano essere fruite in quanto tali, ma dovevano essere viste attraverso il linguaggio della fotografia che ne documentava l'esistenza con un unico scatto, da un unico punto di vista, attraverso una precisa scelta delle luci, attraverso una precisa delimitazione dello spazio, del contesto spaziale attorno alla scultura. E la scultura in sé non sarebbe potuta essere conosciuta direttamente, tanto è vero che Gabellone distrugge le proprie sculture e conserva soltanto la fotografia.